Allora, buonasera a tutti, buon pomeriggio, anzi, datemi un feedback in chat per favore se sentite la mia voce e se sentite anche Tony. Tony, magari prova a salutare, vediamo se ti sentono bene. Buonasera, buonasera a tutti. Io se poi mi sentite a tratti, spengo la camera perché sono col telefonino in 4G e evidentemente non ho una gran forza di connessione. Ok, chiedo scusa a tutti perché per via dell'errore, dell'anomalia tecnica che abbiamo avuto su GoToWebinar, quindi si è resa necessaria la iscrizione al link, e so che molti di voi magari adesso perderanno questa diretta, però dopo c'è la registrazione, quindi ci rifacciamo con la registrazione, c'è stato un problema, quindi eravamo oltre 460 iscritti. Sono riuscito a contattare sia io con le mail, poi Tony anche ha fatto un post, una settantina di persone, quindi mi dispiace per questa cosa, però ci sarà poi la registrazione, non vi preoccupate. Allora, ciao Roberto, ciao Gian Lorenzo, ciao Maurizio, ciao Fedele, ciao Antonino, ciao ciao. Allora, io inizio, così leggo il disclaimer, faccio anche una breve presentazione del broker, così do anche la possibilità a chi attualmente non è ancora entrato perché magari non ha visto l'email, non ha letto l'email, di poter entrare e seguire live l'evento. Allora, facciamo così. Allora, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti non antiche mille e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori antiche mille non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TickMill, a meno che non sia stato specificato. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'80% e l'81% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TickMill UK LTD e TickMill Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, il webinar è presentato da me, Giuseppe Cericolo, Account Manager Italia di TickMill. Come sempre con me c'è Tony per l'ultimo appuntamento del mese di giugno, poi ce ne sarà un altro a luglio, però siamo ormai in clima comunque vacanziero e ovviamente a luglio avremo meno webinar rispetto a quelli precedenti. Breve presentazione di TickMill, così do anche la possibilità a chi magari ancora non è entrato, di poter seguire poi il live training che faremo dopo con Tony. Allora, TickMill è un broker non dealing desk, questo significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, non c'è nessun requote, quindi nessuna limitazione sulle strategie utilizzate, potete utilizzare scalping e arbitraggio. La regolamentazione FCA UK con fondi segregati e separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline, quindi è stata aumentata la soglia di assicurazione dalla FCA UK, prima era di 50.000 sterline, adesso è stata aumentata a 85.000, quindi una maggiore sicurezza dei fondi. Poi la velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi su depositi e prelievi. Questa è un po' la mappa dei nostri servers, quelli più importanti, North Virginia, Londra e Tokyo, poi ci sono quelli di backup. Potete poi controllare dal sito di MyFX in ogni momento le commissioni, gli spread in tempo reale di TickMill, andandole poi a comparare con i vari competitor, e vedrete che quasi sempre le condizioni di TickMill sono tra le migliori. Grazie a queste condizioni, TickMill è stata per 2 anni premiata come miglior broker per esecuzione e ordini, quindi nel 2018 e 2019. Allora, io ho concluso con
la breve presentazione del broker. Quindi adesso vado in piattaforma e saluto Tony che è in clima vacanziero. Ciao Tony. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora Tony, ovviamente oggi è una giornata di scadenze tecniche, poi tra l'altro anche un po' ci sono le tensioni tra Stati Uniti e Iran che si vanno ad aggiungere a quelle che già abbiamo avuto sia con la Cina e altri eventi macroeconomici che abbiamo vissuto qualche giorno fa con la Fed, però io con te volevo partire con un commento che mi aveva particolarmente colpito, un post che hai fatto su Facebook dove scrivevi che per te non è il momento migliore per comprare banche e assicurazioni italiane. Non so se vuoi comunque aggiungere qualcosa a questo post e spiegare un po' il motivo per cui secondo te non è il momento migliore per acquistare le banche e le assicurazioni italiane. Sì, sono due i motivi che mi hanno fatto fare questa considerazione. Considerazione che ho fatta ieri mattina, già subito in prima mattinata, al post credo che sia successivo alle 10 del mattino, per cui era una considerazione che ho fatto subito. La prima cosa per quello che io chiamo dissonanza, cioè in un momento dove effettivamente la settimana che si è appena conclusa abbiamo avuto delle giornate importanti per tutto il mondo, tutti i listini del mondo, molto importanti perché lo Standard & Poor's, che è l'esempio per antonomasia degli indici borsistici, ha sfiorato un record storico. Ha sfiorato il record storico infraday e siamo sul record storico tuttora. Proprio lì mancano 8-9 punti a seconda che si guardi il future o l'indice, per cui siamo sul record storico. E il Nasdaq, lo ricordiamo solo un paio di lunedì fa, 15 giorni fa, 20 giorni fa, che addirittura bucò i 7.000 punti, il Nasdaq 100 arrivò a 6.950, ma parliamo. Adesso non ricordo se era un venerdì sera, per cui o lunedì sera, se il primo o il primo secondo giorno di giugno o fine maggio, direi il primo secondo giorno di giugno. E l'Italia aveva abbandonato i 20.000 punti. E improvvisamente ci ritroviamo a queste quotazioni qui, quindi la riflessione era basata sul fatto che questo rally, particolarmente di questa settimana, quando Draghi martedì in Portogallo ha fatto capire che le intenzioni della Banca Centrale Europea sono estremamente aggressive per un nuovo, si riparla addirittura, si parla di un nuovo, di misure straordinarie, che si farà ogni cosa sarà necessario per aumentare l'inflazione. Queste sono le parole, una sorta di whatever it takes datato giugno 2019, ricordandoci quello del luglio del 2012. E questo, malgrado tutto questo, io vedevo sempre Banca Intesa ieri a 1,950, 1,960, 1,90. Non riusciva ad andare a sfondare bene questo 1,90, insomma, ballava in territorio leggermente positivo nel momento. È la stessa Unicredit, Unibanca, anche le stesse assicurazioni avevano un andamento che, se pensiamo solo a quello che è successo martedì con il FIB che guadagna addirittura dopo un'apertura la prima mezz'ora, mi ricordo martedì abbiamo bucato il 20.500, siamo andati a 20.505, 20.500 e poi improvvisamente siamo arrivati, dopo le parole di Draghi, addirittura oltre i 21.000 punti. E quando il giorno dopo si è ribadito, insomma, con Powell, il BTP ieri euforico, il BTP ieri addirittura aveva chiuso lo spread, aveva ridotto lo spread a 236. Sono cose che vanno guardate. E malgrado tutto questo trionfo di quantitative easing, Draghi, Powell, BTP 135 e tanta roba, ha bucato, è stato stabilmente 2 ore sopra il 135. Prima delle parole probabilmente di Conte e di Salvini a seguito dell'incontro dei grandi d'Europa di ieri,
Ecco, e malgrado tutto questo, per cui parliamo di record storico di Standard & Poor's, quasi record storico di Nasdaq, rally incredibile d'Italia, record da tanto tempo del BTP 135 a livello quasi 2% di rendimenti, che insomma era impensabile, eravamo al 3% poco tempo fa, e record del T-Note, Bund a meno 0,31 e ste banche che arrancavano. Allora, quando si fa così per il mio principio, che è chiamato quello della dissonanza, non è che alla speculazione si scorda di capire e non vede tutte queste cose, lo vede come tutti lo vedono, che lo Standard & Poor's record, che queste cose che vediamo, che ho appena detto, non le ribadisco per non annoiare, le vediamo tutti. E il fatto che i bancari rimanessero così è già il primo indizio, è importantissimo, è una delle cose più importanti che insegno io. Quando c'è qualcosa che stona rispetto ai parametri, è un indizio di problemi. E secondo di tutto, secondo, io, chi mi segue e si ricorda di me l'anno scorso, sia i webinar, le varie interviste, anche degli iscritti ho sparsi un po' dappertutto, però l'anno scorso ho sempre sostenuto che l'Italia poteva fare bene e poteva far meglio grazie alle banche, perché saremmo andati incontro finalmente a una politica della banca centrale volta a aumentare di un quarto di punto, di mezzo punto i tassi, volta a fare il quantitative tightening, ovvero una riduzione del bilancio degli asset detenuti dalla BCE e di tutto quello che ha comprato, e solo qui ha comprato 2.500 miliardi di euro, 2.500 di asset, perché queste erano le prospettive, diciamo, di ottobre-novembre dell'anno scorso. Ecco, invece questo non sta assolutamente succedendo. Abbiamo, è vero, recuperato il bruttissimo fine anno, ma le banche non si muovono. Ma perché facevo queste previsioni nel finire del 2018? Le facevo semplicemente per un motivo, perché i tassi di interesse sono direttamente correlati alla redditività della gestione caratteristica. Adesso vado, parlo, poi provo a essere più semplice, parlo da tecnico amministrativo, esperto di bilanci, comunque credo si capisca. La gestione caratteristica è il core business, è la cosa più importante che deve fare una banca. E qual è la gestione caratteristica di una banca? È l'intermediazione del credito, ovvero prende i soldi dai risparmiatori e li ridà, o dagli investitori, li ridà in prestito alle banche e alle aziende. E le banche vanno bene semplicemente, solamente quando riescono a prestare un sacco di soldi, perché hanno un margine di intermediazione importante e questo confluisce nell'utile. Se gli fai i tassi a zero, evidentemente, prendi i soldi a zero, il percettore del credito non può avere, essendo un margine proporzionale, un margine enorme. Cioè non è che col costo a zero la banca presti i soldi al 5-6%, no. Quindi li prestano, lo sappiamo bene, anche i mutui, dove c'è legato l'Euribor, eccetera, li presta con un margine risibile, per cui la banca stessa non ha tanto interesse a fare business, perché evidentemente prestare i soldi al 2%, 1% non gli dà quei margini che la coprano dal rischio che poi questo non restituisca i soldi. Morale. Morale. Le banche per lavorare, per guadagnare, diventare banche, hanno bisogno, e questo non è che lo dico io, lo dicono tutti, hanno bisogno di tassi di interesse almeno del 3%. Tant'è vero che in America, Stati Uniti, che sono arrivati al 2,5-2,75, non proprio al 3, le banche l'anno scorso, specialmente nel secondo semestre, hanno fatto tutti molto bene, perché aumentando il margine di intermediazione riuscivano a lavorare con più guadagno. Però, per fare un esempio che l'ho detto già un'altra volta, ma per me rende benissimo, il titolo ENI, lo conosciamo un po' tutti, no? Quante volte l'abbiamo visto penalizzato a una discesa del prezzo del petrolio? Sempre. E quante volte l'abbiamo visto galvanizzato a una salita del prezzo del petrolio? Ecco, le banche sono la stessa cosa, perché l'ENI, ok,
ovviamente guadagna nel margine di intermediazione perché prende il petrolio grezzo, lo lavora, lo trasforma e lo rivende in benzina, diesel o quello che è. E questo è il lavoro che fa l'Eni, per cui trasforma un prodotto, lo intermedia e lo rivende. Evidentemente anche l'Eni, quando il petrolio è a 40 dollari, siccome guadagna in percentuale questo margine, il margine è proporzionato al prezzo del barile. Al prezzo del barile. Evidentemente, quando il petrolio va a 70 dollari, questo che rimane in percentuale gli consente di avere dei guadagni quasi doppi. La banca è la stessa identica cosa, per cui vedete il parallelismo. E noi dobbiamo sapere che le banche guadagnano e prosperano quando riescono a fare il loro lavoro, ovvero l'intermediazione del credito. Siccome queste affermazioni che ha fatto Draghi solo martedì scorso, e quelle che ha fatto Powell mercoledì, il sentiment, basta vedere quello che fa il Bund, questi record mostruosi negativi che mettono paura perché si sta scombussolando tutto, si sta scombussolando il fatto che più c'è debito e meno sono i tassi di interesse, che è assurdo, no? Perché la regola del rischio sarebbe l'opposto. Tutto questo fa sì che i mercati, che sono molto intelligenti, vedono avanti e probabilmente avranno il timore che i tassi rimarranno a zero per molto tempo e quindi le banche o fanno delle trasformazioni importantissime del loro core business, si occupano di altre cose, o se speriamo che il loro utile, come effettivamente succede negli anni in cui i BTP salgono di prezzo, sia solo costituito dalla plusvalenza, che è pure importantissimo, dei titoli che hanno in portafoglio, che è giusto perché uno mi dice: Tony, ma il BTP che da 125 ti passa a 135 fa un sacco di utile alle banche che ce l'hanno, fa fare un sacco di... è verissimo, però il BTP, metti Banca Intesa, sapevi i dati l'anno scorso, ha 60 miliardi di debito pubblico, mettiamo che anche 2-3 punti gli facciano fare 60 miliardi sono 6 miliardi, no? Il 10% è 600 milioni in 1%, per cui 2 miliardi di plusvalenza, che è tantissimo, e gli fa quasi un trimestre grazie al BTP, 3 miliardi grazie al BTP. Il mercato, ok, plaude per questo risultato trimestrale, ma va avanti e quindi la mia idea è che in questo momento le banche, a cui voglio bene, quelle italiane, che sono io il primo a dire che sono sottoprezzate, sono io il primo a dire che comprarle nel lungo periodo, insomma, salve cataclismi, forse si può rischiare di fare un affare. Chi è che meglio di me ha sempre parlato bene di comprare le banche? Però in questo momento, in questa situazione di FIB, in questa grande crescita che hanno avuto i mercati finanziari italiani, le banche stentano. E se stentano non è che se le sono dimenticate o giocano male gli altri che non le comprano. Evidentemente le grandi banche d'affari, i grandi investitori preferiscono rimanerne fuori perché capiscono che le banche, specialmente quelle italiane che hanno un'economia asfittica da servire, con i tassi quasi a zero per moltissimo altro tempo, avranno sempre delle grosse difficoltà per crescere. Quindi, in questo clima di Bund, fammi vedere Bund, che vale, sta anche scendendo, ma vale sempre meno 0,30, meno 0,29. In questo clima particolare dove si parla, si impazzisce tutti per sti QI che li tirano fuori dai tombini, adesso Draghi, poi lo farà Trump, eccetera, le banche sono dei cavalli. Non che dico che debbano essere ancora massacrate dai prezzi che sono, però, come ho scritto ieri, non è il momento migliore per comprarle. Tutto qui. Ok, perfetto Tony. Pensi che quindi questa visione è relegata solo alle banche italiane o credi che sia proprio il settore bancario in crisi proprio per i motivi che hai spiegato? Quindi magari, non so, un Eurostoxx 50 potrebbe sottoperformare rispetto ad altri indici? No, tutte. È giusta, la domanda è giusta, però anche le banche americane dovrebbero più soffrire. Ma io avevo fatto, diciamo, a tutte le banche, poi ovviamente ci sono banche che magari vivono
delle condizioni di crescita più importanti delle nostre, e per cui ad esempio la Spagna sta crescendo abbastanza meglio, ci sono degli altri paesi come quelli dell'ex blocco dell'Est che stanno crescendo meglio e quindi hanno la possibilità di fare maggiori affari. L'Italia purtroppo ha sempre sto PIL che speriamo che sia più 0,03. Più 0,02, se va bene 0,01, e quindi viviamo anche un clima purtroppo peggiore. Per cui, no, il mio riferimento è a tutto il mondo, tutte le banche del mondo, perché ormai tutte le banche centrali tirano a non far più pagare gli interessi a chi vuole investire. Ma secondo me, aggiungo la verità che non viene detta. La verità vera è che i debiti pubblici stanno crescendo tutti, mentre prima eravamo solo noi italiani che avevamo 120, 125, 130, adesso abbiamo 133 e abbiamo dopo il Giappone, mi sembra tra i paesi che contano, direi che dopo il Giappone siamo quelli con maggiore debito al mondo, no? In percentuale col prodotto interno lordo, i primi giapponesi, per noi, in assoluto gli americani stanno facendo delle cose schifo, cioè dal punto di vista dell'osservazione del debito pubblico delle cose tremende, perché loro galoppano con Trump a 5, 6, 7% si rischia addirittura nel 2019 di deficit, quando noi veniamo cazziati se facciamo il 2,5 anziché il 2,1. Loro hanno 6 e 7, ma non più su un debito del 70% sul prodotto interno. No, gli americani hanno già sfondato il 100% e galoppando a colpi di 6-7%, voi capite che nel giro di 4-5 anni arrivano a una situazione peggiore di quella che l'Italia. Quindi anche quello che volevo dire è una mia idea e di questo ne sono convinto, però non viene scritto. Per me i debiti pubblici, cioè, sono così pesanti che i tassi a zero e quei giochini assurdi che fanno sì che la Germania abbia un debito pubblico finanziato, cioè che è stupendo, perché lei ha dei debiti importanti, perché è vero che è al 60% rispetto al debito, al prodotto interno lordo e noi abbiamo 136, ma in assoluto il 133, ma in assoluto la Germania ha 2.000 miliardi di debito. Che noi ne abbiamo 2, 3, 70, non è che loro proprio. Poi è vero che hanno un prodotto interno lordo enormemente più importante del nostro, quasi il doppio, e quindi la percentuale. Però, sti 2.000 miliardi, loro addirittura guadagnano avere il debito, e noi che ne abbiamo 2, 3, abbiamo un costo del servizio del debito pubblico che sfiora, a seconda del momento, ma i 60 miliardi. Ma 60 miliardi, ragazzi, è una manovra economica importantissima. Adesso stanno litigando per diminuire le tasse e si parla di 10 miliardi e ne spendiamo 60 per il debito pubblico. Vedete quanto siamo handicappati noi come paese dovendo avere tutti questi soldi da restituire. Ecco, e questa è la mia motivazione per cui in questo momento, poi il mercato è in moda, io non mi fossilizzo mai, il mercato è in moda, però adesso piace molto, sto qui, piace molto questa storia qui e le banche secondo me sono destinate a sottoperformare altri asset. Chiaro Tony, anche perché poi tra l'altro anche la Germania ha il suo bel fardello con Deutsche Bank, il colosso dai piedi d'argilla, quindi sicuramente il modello bancario così come lo conosciamo sarà messo a dura prova, non solo il mondo anche delle, posso pensare alle criptovalute, ma anche la nuova criptovaluta che poi lancerà Facebook, il nuovo sistema Libra che potrebbe essere anche un altro tipo di competitor. Quindi vedremo un po', quindi è chiara la tua visione. Tra l'altro io vedo anche un po' le domande. Sì, Giuseppe, credo che Tony ti abbia risposto su Intesa perché chiedeva una visione su Banca Intesa, quindi l'ha appena detto. Adesso Intesa è la banca italiana per antonomasia, non cambia, cioè io non è che ho l'abilità, cioè questo discorso è in generale sul sistema bancario, quindi Banca Intesa che è la banca,
che ha tenuto di più, storicamente la più solida, ha superato anche per certi aspetti UniCredit, che è un mostro enorme, anche UniCredit dopo un aumento di capitale che ha fatto pochi anni fa di 7 miliardi, mi sembra, per cui 7 miliardi sono tanta roba, aumenti di capitale o di più addirittura, non vorrei sbagliare. Insomma, se la Banca Intesa non è una banca, capito, popolare, e questo discorso purtroppo coinvolge anche Banca Intesa, ma io poi queste riflessioni le faccio da analista fondamentale, ma più che altro stimolato da quello che vedo. Ecco, che sia chiaro che anch'io guardo i prezzi, siccome ho tante persone che mi chiedono di Banca Intesa, io l'ho sempre supportata, da parte mia, un trader onesto, non è che devo sempre tenere la parte, devo tenere la parte. E in un momento favorevole per i mercati azionari, lo spiegavo ieri in commento, è più difficile deludere, però è meglio avvisare che ci possono essere dei problemi in un momento di ripresa, perché Banca Intesa è stata sotto 1,80, il FIB è stato sotto i 20.000, UniCredit è stata sotto i 10 euro, UbiBanca è stata ben di sotto di questi valori qui. Ecco, le assicurazioni, stesso discorso. In un momento dove tutto sommato il listino ha fatto un rally di tanto, perché oggi poi c'è lo stacco di, già si conta nel FIB lo stacco dei dividendi di entro settembre, per cui altri 150 punti. Insomma, c'è stato un rally importante di quasi un 10% dai minimi. È più difficile, ma è più opportuno, visto che c'è tanta gente che mi segue, fare un warning in una situazione che poi quando le cose più banali che a me fanno schifo è che crolla tutto, tutti i pezzi a zero e uno dice, ah, caspita, non c'è più soluzione, vendiamo tutto. No, no. E quello io non l'ho mai fatto, anzi, chi mi conosce in questi ultimi 4 anni, quando tutto crolla e tutto è disperato, arriva sempre al mio posto, o le mie 2 o 3 interviste da qualche parte, dove cerco di buttare acqua sul fuoco e mi metto in controtendenza. E quest'anno a dicembre sono stato un fenomeno, perché feci un post dove dicevo, attenzione, guardate che è là, per 3-4 giorni mi hanno rotto le scatole, i soliti iter, ma poi alla fine, insomma, se uno comprava a dicembre, faceva sicuramente degli affari bellissimi. E purtroppo la borsa, a livello di gente che tiene i titoli in qualche mese, qualche settimana, che prova un'entrata per giustamente tenerla, ecco, e uscire, forse è un momento questo sulle banche che purtroppo dà delle difficoltà. Inoltre, visto che inoltre noi stiamo entrando, e questo non so come andrà a finire, in un'altra competizione che può diventare importante con la Commissione europea. Basta sfogliare le pagine dei giornali di stamattina e dove vediamo che Conte dice ok. Cercheremo di seguire, è molto diplomatico, cercheremo di seguire e di non sforare, però vediamo la polemica, la Commissione ci dice il 2,5, noi invece siamo sicuri il 2,1, noi siamo sicuri e Salvini dice sì, però io 10 miliardi spendo per forza e quell'altro vuole mantenere il reddito di cittadinanza, per cui si andrà forse, io mi auguro sempre di no perché tifo sempre per l'Italia, anche perché io faccio scalping, non preferisco sempre che salga e si lavora meglio, o almeno insomma, salga quando non sono short. In questa situazione qui ci può essere un altro scontro, replica del governo contro commissione, che noi ci ricordiamo tutti ad agosto, settembre, ottobre dell'anno scorso, che ha portato il listino nostro a 18.000 punti. Poi c'è stata una ripresa e poi c'è stato il 17.950 del periodo di Natale, ma il primo periodo nostro fu funesto per il discorso commissione contro Di Maio e Salvini. Poi fecero l'accordo, ma cominciammo a riscendere per via che l'America stava andando in crisi e quindi abbiamo seguito tutti i mercati americani. Ecco, tutto qui. Adesso c'è un rimbalzo dai minimi. Non, ma però è ovvio che lo dico io e al 50% posso sbagliare, ci mancherebbe perché tutto sommato, però no, siccome io leggo, ah che bello, se supera 21,4 allora supera 22, 23,5, 24, 24,5,
può darsi tutto, però tra tassi a zero, Italia bancocentrica, tassi a zero e anche il probabile scontro con il secondo scontro con l'Europa, entriamo in un clima così e così che potrebbe, io che in maniera prudente ho detto solo meglio astenersi, non è il momento migliore per comprare banche, poi ognuno lo interpreti come gli pare, anch'io poi non lo so, insomma. Perfetto, Tony, chiarissimo. Ci sono anche un po' di domande. Allora, adesso le leggo tutte. Allora, vediamo, cerco di seguire un ordine cronologico. Allora, quindi Banca Intesa ne abbiamo parlato, è sicuramente un'azione molto importante per il paniere del FTSE MIB, quindi era doveroso fare una. E ti chiede tra l'altro su Banca Intesa, Vincenzo, Tony, a che prezzi c'è il rischio di ricapitalizzazione su Intesa? Ancora non c'è nessun rischio di ricapitalizzazione e poi il rischio di ricapitalizzazione non avviene se l'azione va giù, cioè un po' anche anche 1,50 che non c'è il rischio di ricapitalizzazione. È chiaro che il prezzo è coerente col rischio di ricapitalizzazione, per cui se va a 1,50 è molto probabile che ci si chieda in giro che c'è il rischio di ricapitalizzazione. Per cui dice bene e dice male, però per essere chiaro, il rischio di ricapitalizzazione quando c'è? Quando i valori degli asset detenuti da Banca Intesa che servono per fargli fare il suo lavoro, per cui prestare i soldi a banche e imprese, quando l'ammontare dei crediti deteriorati va decurtato da questo importo, insomma, quando non c'è solidità secondo determinati coefficienti ben precisi, stabiliti dall'organo di vigilanza della Banca Centrale, ecco, quando questi parametri si assottigliano, c'è il rischio che un bel giorno, un bel sabato e domenica facciano una riunione e dicono aumento di capitale. Questo è il rischio. Io direi che Banca Intesa, almeno storicamente, è quella che non, neanche l'anno scorso si è mai paventato un rischio di ricapitalizzazione. Per cui, sotto questo aspetto, infatti, ecco perché mi piace Banca Intesa. Però prova a rispondere alla domanda che mi fa, evidentemente che può essere questo: se Banca Intesa comincia a scendere, è quello che è successo poi al Monte dei Paschi. Il Monte dei Paschi c'è un rischio enorme di ricapitalizzazione, la gente non ha voglia di rischiare i soldi nella propria banca perché ha preso un sacco di fregature e quindi si rischia che anche nessuno presti i soldi al Monte dei Paschi e dei Paschi il titolo picchia. Stesso discorso, mi auguro di no, ma non credo, potrebbe capitare anche a Banca Intesa, per carità. Quindi, per provare a interpretare la domanda, se noi vedessimo Banca Intesa sotto 1,50, 1,52, dal punto di vista tecnico è un supporto importantissimo perché si è sempre fermata lì, compreso il 2016, mi sembra che la riuscì a comprarla io, me lo ricordo, ecco, potrei dire che sotto 1,52 il mercato stima dei fortissimi rischi di ricapitalizzazione, ecco, per rispondere in maniera trasversale, ma non è solo il prezzo che fa aumentare i rischi di ricapitalizzazione, è una conseguenza il prezzo. Ok, allora poi allora Alberto dice: io sono d'accordo con la tua view. Lui si aspetta il peggio per l'azionario tra luglio e novembre, per poi comprare sul lungo termine sui 2 anni. Quindi ha una visione, diciamo, pessimistica tra l'estate e anche poi l'inizio dell'inverno fino a novembre, per poi andare a comprare sul lungo periodo, medio lungo periodo, perché sono 2 anni, e quindi questa è un po' la view di Alberto. Antonino, che fa una riflessione molto che condivido, perché Antonino scrive: oltre al problema della cosiddetta forbice dei tassi, anche il modello di business delle nostre banche è vecchio e necessita di una profonda riforma del sistema. Vedi, alto costo del personale. Quindi sì, in effetti condivido: il modello bancario italiano è sicuramente per certi aspetti anche un po' obsoleto, se penso anche alle varie casse di risparmio che ci sono, quindi sicuramente
Sicuramente sì. Poi Aldo chiede come vede Tony il mercato USA ora che i tassi non sono stati toccati, se si salirà, e poi ti chiedono anche una visione sul BTP Future. Allora, devo fare una premessa, tanto rimane registrato. Dire che non è il momento migliore per comprare le banche, tradotto in maniera assoluta, vuol dire non facciamoci prendere da questo momento di euforia, perché tassi zero, quantitative easing, LTRO, eccetera, contrariamente a quello che si pensava, non vanno d'accordo con le banche. Questo era il mio messaggio, è che io mi ricordo l'anno scorso, a ottobre, novembre, dicembre, ho fatto varie interviste, Borsa in diretta, mi ricordo, anche con Borsa Italiana, insomma, anche andai a fare uno speciale su Class. Chi mi segue se li ricorda, e scrivo se, e io dicevo, l'Italia andrà bene perché aumentando i tassi, e la gente diceva no, dice Tony, finisce il quantitative easing, la classica domanda, oddio, dicembre finisce il quantitative easing, e io ho detto bene, allora andranno meglio le banche, questa, e la gente si meravigliava. Adesso è stato capito, ma io poi lo leggevo da altre parti, lo vedevo anche dai grafici, non è che inventassi niente, è stato capito un po' ufficialmente che effettivamente queste cose, ecco, era questo il mio discorso. Da qui non sono convinto che questo lavoro che stanno facendo le banche e le banche centrali non sia una cosa che mi piaccia più di tanto, perché alla fine qualche cosa dovremmo pagare, però dal punto di vista borsistico e delle quotazioni è un toccasana, va detto, ecco, non è che dico qui crolla tutto, perché no, dico che non è il miglior momento per comprare delle banche, questa è la mia view. Poi, per cui non è che dico adesso andremo a 17.000, no. Dico perché il supporto delle banche centrali è importantissimo. Detto questo, parliamo dell'America. L'America adesso, oggi, ha una giornata importante. Infatti, scusa se ti interrompo, ma proprio visto che stai per parlare sull'America, c'è la tipica domanda che sicuramente non so se ti fa piacere ascoltarla, se dicono se rompiamo i massimi, da qui si sale o si scende? Cioè, quindi chiede Giorgio se la rottura dei massimi va comprata oppure no. No, se rompe i massimi costerà ancora di più, sarà ancora più rischioso. Andiamo di Cioè, terzo cristallo. è fuori tutto, basta che veda il grafico, quello che ha fatto la domanda, gli ultimi 3 anni, e me li ricordo tutti, a ogni rottura di massimi c'è stato uno storno importantino. Da ultimo, vado a memoria, ma l'1 maggio, mi sembra, ci sia stato il massimo storico infraday del Standard & Poor's, e poi c'è stato uno storno. Il 30 aprile c'è stato, o il 31 aprile, no, 30 o 29 aprile c'è stato il massimo assoluto del Nasdaq 100, 7.008 e qualcosa, e poi lo storno. Se andiamo a vedere i precedenti record storici, uguale sempre lo stesso discorso, tocco del massimo, rotturina di qualche frazione percentuale e un consolidamento. Questa è stata la storia dei massimi degli Stati Uniti negli ultimi anni, sempre, sempre, sempre. Adesso non ho guardato bene perché sono in vacanza, per cui non so se infraday, credo di no, sia stato toccato il massimo. Ma una rottura dei massimi, secondo me, aumenterebbe i rischi, perché costando di più le azioni, e sono già, non sono titoli che, tipo se il Nikkei parte o l'Italia parte. Sull'Italia è già un altro discorso. Allora, una rottura di certi livelli può dare interesse a un qualche cosa che è veramente sottovalutato, o il Nikkei giapponese, e allora può darsi che gli investitori, visto una rottura di certi livelli, dicano ok, questa la compro o non la compro. Ma non è il caso, secondo me, di borse tiratissime come quelle americane, che sono su dei livelli impensabili
3 anni fa, 2 anni fa, erano impensabili questi livelli. Addirittura dopo lo storno spaventoso che c'è stato a novembre-dicembre, siamo già rivisti i massimi a maggio, l'1 maggio e fine aprile, e abbiamo rivisto i massimi in questo periodo. Per cui io rispondo abbastanza tranquillamente, una rottura dei massimi aumenterebbe semplicemente il rischio dello storno. Perfetto, e tra l'altro adesso quota S&P 2951 punti. E Simona ti chiede come mai oggi i mercati si muovono poco? Beh, Tony, tu sei in vacanza quindi non hai avuto modo di No, 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 monitorare, però. allora, i mercati si muovono poco. Un po' Simona ha fatto una domanda abbastanza giusta, perché essendo il giorno delle tre streghe, ovvero del rollaggio trimestrale di tutti gli indici, le opzioni, addirittura cambiano i future, per cui oggi cominciamo a guardare il future di settembre nel mercato regolamentato, e in questo caso i CFD fanno comodo perché non te ne accorgi, però dal punto di vista del mercato regolamentato c'è l'orologio. In genere, in queste situazioni qui c'è più fermento, e invece non c'è stato. Effettivamente i mercati sono fermi, dormono, e c'è una volatilità molto molto bassa. Questo sta sfogando un po' forse dopo la Fed, quindi Come? dicevo, quindi si sono già sfogati un po' dopo la Fed, quindi. Lo stavo per dire, probabilmente il fatto che ci siano state prima Draghi, che è stato forse più esplosivo il discorso per l'Europa di Draghi, che quanto ha detto Powell, perché poi con Powell c'è stata la reazione il giorno dopo, ma insomma aveva già un po' scontato con Draghi. Ecco, forse il ritrovamento immediato di nuovi livelli importanti, perché parliamo di 2,950 di Standard & Poor's, parliamo di 7,760, 7,750 di Nasdaq. Ecco, il ritrovamento di questi nuovi livelli fa sì che, come ci siano molte persone che giustamente hanno paura di shortare, e chi ha acquistato non fa nuove iniziative, e per cui c'è una strana mancanza di volatilità. Ma per me è strana, perché oggi, come giornata di scadenza tecnica, mi sarei aspettato più movimenti sugli indici. E ricordiamo che il rollaggio dei future e delle opzioni sull'America avviene già alle 15:30, e quindi se c'era un po' di caos, doveva avvenire proprio intorno all'inizio dell'apertura delle contrattazioni, mentre è già passato 1:10 e sostanzialmente è successo poco. Ok, quindi Simona ti ringrazia, anche Aldo chiarissimo. Allora, poi Mattia, non so se Tony è un tuo, diciamo, follower perché scrive, ma quindi Tony è un ciapanò o un ciapasì? Non so cosa. Ma no, Ciapanò ride, probabilmente. Io ho fatto un paio di filmati, dico Ciapanò, è una gara di Ciapanò quando i presidenti delle banche centrali, io lo dico così, tirano a perdere, perché lo scopo di Trump Powell è quello di far calare il dollaro, e lo scopo di Draghi è quello di far calare l'euro, no? Per cui è l'assurdo che il capo di una banca centrale vuole far perdere la propria moneta, e questo è il mio gioco di Ciapanò che fanno i grandi presidenti. E c'è sta e allora ci fu un filmato che avevo messo sulla mia bacheca, dove raccontavo la logica del Ciapanò di 2 mesi fa, e quello che è avvenuto martedì e mercoledì è stato stupendo, perché abbiamo avuto prima Draghi che ha portato l'euro dollaro a 1,11 e qualcosina, insomma, proprio gli ha fatto perdere una figura. E poi c'è stata la riscossa di Trump, Powell, che la vediamo tuttora, e addirittura dal minimo di periodo siamo andati a un ottimo 1,13. Adesso le vengo a vedere anch'io, perché 10 minuti e mezz'ora che non lo Infatti guardo. è un ruolo adesso 1,13,25, ma ha fatto un massimo 1,13,35, quindi. È tanta roba, perché erano 1,11 e mezzo solo martedì, e questa è la mia logica del Ciapanò. Quindi la domanda, Mattia, adesso non ho ben capito, però io sono un ciappa no, mi piace il ciappa no, non lo Sì, so. probabilmente ti riferiva al discorso appunto delle politiche monetarie degli Stati Io Uniti. sono per la forza che alla fine vinca Trump. Che vinca Trump, in questo momento
malgrado la grande mossa di Draghi di martedì, sta vincendo perché alla fine euro-dollaro è a oltre 1,13 e prima eravamo un pelo sotto 1,13, per cui c'è stato Draghi che ha fatto una figura di ribasso, ma lui ne ha prese una più un'altra, per cui questa è la mia teoria, però è un grandissimo duello e vedrete che ogni cosa, fino a manipolare dei dati, che faranno questi, è cercare di svilire la propria moneta, il che uno per la guerra commerciale, i dazi, le esportazioni, è lo stesso discorso anche per l'Europa, perché avere un dollaro svalutato faciliti tutti gli europei che devono esportare, in particolar modo gli esportatori meccanici, di meccanica come i tedeschi, un po' italiani, grandissimi esportatori, ma avendo parecchio lusso, in lusso è comprato da gente talmente ricca e ci sono dei prodotti talmente ricchi che a loro di avere o una doganina o avere un 10% di svalutazione del dollaro e quindi comprarle con l'euro più caro non gliene frega niente. Cioè chi compra la Ferrari, anche se l'euro va 1 a 1, 1,30, 1,40, non gliene frega niente. Non è che dice mi compro la Ferrari perché adesso il dollaro forte contro l'euro, per cui diciamo che la svalutazione, quella che fa più comodo di tutti gli europei, è sicuramente i tedeschi. Perfetto, Tony. Oh, tre quarti d'ora sono volati anche oggi, quindi adesso Tony ti lascio andare visto che sei in vacanza e vi do appuntamento al prossimo webinar che è l'8 luglio. Quasi sicuramente sarà necessario riscriversi perché GoToWebinar non so il motivo, ma sta dando dei problemi con i link di registrazione su i webinar che hanno più serie di webinar, quindi già dopo due webinar dà problemi ed è necessario ogni volta riscriversi, quindi poi vi invierò le istruzioni via email. E quindi niente, adesso vedevo che comunque Tony ha risposto in maniera perfetta a tutte le domande. E sì, c'era una sul G20, Tony, se non sbaglio, se è un market mover da seguire, sì, hai fatto bene a ricordarlo, adesso non mi ricordo l'utente, però tra una settimana, se non sbaglio, il 28 e il 29 c'è il G20 ad Osaka, che L'anno potrebbe comunque essere un evento sicuramente da monitorare. scorso il G20 di fine giugno, che fu tenuto mi sembra in Germania, ebbe abbastanza risonanza, ma può essere market mover sempre se parlano in funzione di logiche delle banche centrali oppure dell'euro. Perché ad esempio l'anno scorso mi ricordo che fu proposto da Macron una possibilità, ad esempio, di fare un qualche cosa del tipo alla lontana di Eurobond, ad esempio, no? E questo ovviamente influirebbe tantissimo. E poi dopo va tutto nel dimenticatoio. Feci degli articoli, adesso non mi ricordo bene, ma dipende da quello che sarà il tema. Se il tema vede anche l'Europa, la riforma dell'Europa, il fatto di parlare di nuove azioni, nuovi presidenti, poi tra l'altro tra un po' dovranno essere decisi anche il presidente della Commissione, il presidente del Parlamento, il presidente di quell'altra importante dell'Europa, adesso mi sfugge un attimo come si chiama, dove c'è Tusk, e tante altre cose. Il presidente della BCE deve cominciare a venire fuori, perché non è che lo tireranno fuori il 20 di ottobre, e per cui potrebbe avere anche influenza, sì, anche positiva, perché no? Però diciamo che i mercati adesso stanno andando bene, anche oggi l'Italia tiene le sue posizioni, l'America non demorde e via così. Vedremo. Allora, Tony, io ti auguro buone vacanze, quindi ci vediamo l'8 luglio Lunedì per il 8. prossimo webinar. Vi auguro a tutti un buon weekend e grazie per aver ascoltato e visto questo webinar. Al Grazie, prossimo. grazie. Grazie a tutti, buona serata.